Bentrovati gentili telespettatori ad un nuovo appuntamento con Di Giorno in Giorno. In questa puntata approfondiamo un tema di grande importanza per la Chiesa italiana, riprendiamo questo tema, il Sinodo sulla famiglia, il Sinodo dei Vescovi sulla famiglia che si è svolto per l'appunto nel mese di ottobre e adesso lo riprendiamo insieme a due ospiti che vado subito a presentarvi e sono Marco Menichincheri, che è il direttore del Centro Pastorale per la Famiglia della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, un saluto. Salve. Grazie per aver accettato il nostro invito e padre Raffaele Mennitti, che è il direttore del Centro Pastorale Giovanile della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, un saluto anche a te padre Raffaele, grazie per essere qui con noi. A tutti voi. Ecco, iniziamo allora innanzitutto un po' col vedere, chiedo a entrambi quindi quali sono gli aspetti e gli elementi che vi hanno più colpito di questo Sinodo per la famiglia. Inizio con te Marco. Direi che il principale che ho così visto, ma che soprattutto credo sia stato trasmesso dai mezzi di comunicazione, dalla stampa, dalle televisioni, sia quello di un sinodo che ha vissuto un clima di famiglia. C'è stato un dialogo franco e sincero e non poteva mancare, a dispetto anche di tutte le possibili previsioni su qualcosa di già impostato. Credo che sia il dono più grande, quello di vedere un sinodo che parla alla famiglia, che ne parla nello stile di famiglia e che forse testimonia anche alle famiglie che c'è la possibilità di dialogare anche quando i punti di vista sono non sempre coincidenti o allineati l'uno rispetto all'altro. Ecco, padre Raffaele, anche da te uno spunto ecco, su quello che ti ha colpito di più di questo. Sì, concordo con Marco che proprio è stato uno spirito di famiglia, abbiamo visto i padri sinodali con il Santo Padre e anche la presenza innovativa di famiglie che hanno partecipato al sinodo proprio come veri e propri anch'essi padri e madri sinodali. È un sinodo che ha un respiro di 2 anni. Quindi anche questa è la novità di questo sinodo, è un sinodo che ha visto una preparazione, l'Assemblea straordinaria del 2014 e poi la bellezza che ha avuto una ricaduta previa nelle diocesi. Di solito siamo abituati ad avere i testi dopo per cercare di viverli, invece questa volta abbiamo avuto dei testi, gli Instrumentum Laboris, che ci è arrivato nella primavera passata, dove ogni diocesi ha dovuto cercare di rispondere a quelle domande e poi il lavoro del sinodo. Quindi dico proprio, ho avuto una percezione bellissima di Chiesa. Ecco, bella forse proprio questo stile della sinodalità che un po' Papa Francesco sta cercando di far emergere all'interno della Chiesa e i temi anche che sta cercando di portare al centro dell'attenzione sono quelli poi forse di più di grande attualità, anche su cui la società cerca delle risposte, perché la famiglia, poi vediamo anche lo stesso Giubileo della Misericordia, un po' tutti temi molto, molto centrali. E quindi ecco Marco, tu che adesso appunto hai questo incarico di direttore del Centro per la Famiglia, anche quali sono le sfide principali che vedi dal tuo punto di vista che si trova ad affrontare la famiglia oggi? Io direi che la famiglia oggi non affronta delle sfide particolari, ma affronta le sfide che il tempo che viviamo ci pone dinanzi. Credo che ci sia la doverosa capacità di tutte le famiglie di riconoscersi in questo tempo e di vivere questo tempo non seguendo la ruota ma dominandolo. Il mondo che abbiamo dinanzi è il mondo che abbiamo costruito noi e che stiamo costruendo, e quindi credo che dobbiamo affrontare come famiglie il mondo così come è e provare a cambiarlo quando le cose ci sembrano che non vadano nella direzione giusta. Il Sinodo secondo me ha avuto il dono grande di farcelo capire, di farcelo vedere, ma soprattutto direi, se leggiamo la relazione finale del Sinodo, ci vediamo i volti, le parole, i pensieri di tante famiglie come le nostre che ci vivono intorno. Vediamo veramente un Sinodo che ha guardato al mondo delle famiglie. C'è un tema forse che ricorre spesso e volentieri oggi nel mondo della famiglia, quello di avere una visione utilitaristica della famiglia. Ecco, questo dobbiamo farci attenzione, perché la famiglia è famiglia nel momento in cui tutti contribuiscono, nessuno dà e altri prendono. Questo ci serve come richiamo forte che anche il Papa ci ha fatto in tutte le catechesi del mercoledì che ha fatto in preparazione al Sinodo. Ci richiama sempre al valore unitario della famiglia, mai divisa ma sempre insieme, che cammina insieme. Ecco, padre Raffaele, dal tuo punto di vista quali sono le sfide che si trova ad affrontare la famiglia oggi? È bello anche il fatto, penso, da mettere in evidenza che un po' oggi nella Chiesa c'è anche questa tendenza del fatto che il mondo laicale, per l'appunto il mondo del clero, della Chiesa proprio effettiva, lavorano insieme, sono un po', devono cercare di andare all'unisono. Sì, come già dicevo prima, la sfida di ascoltare il soggetto attivo, cioè questo sinodo ha parlato della famiglia, ma ne ha parlato con le famiglie all'interno del sinodo, e questa è già stata una sfida vinta dallo stesso sinodo, far parte del sinodo per volontà del Santo Padre di famiglie di diverse parti del mondo che hanno portato la loro testimonianza e la loro perizia. La sfida poi che è quella di sempre, cioè di comunicare la bellezza del Vangelo alla famiglia, la sfida di Gesù, la sfida che la Chiesa ha in tutti i secoli. È una bella immagine quella all'interno della relazione post-sinodale, è quella di Mosè che nell'Esodo entra togliendosi i calzari, cioè la sfida che secondo me, ma è nella relazione, è quella dell'umiltà, di entrare nel tempio sacro della famiglia rispettandola, amandola, venerandola come tempio sacro di Dio. Questa è una sfida sempre attuale per tutti noi. Ecco, questa è una bellissima sfida, quella che ricordava Padre Raffaele. Marco, proprio rimanendo in tema, il Sinodo dei Vescovi, ecco, secondo te è riuscito a coglierle quindi queste sfide del tempo contemporaneo, o comunque le sfide che alla fine riguardano la famiglia, come dicevi te, poi sono le sfide di ogni tempo, ecco. Direi di sì. Il Sinodo ha avuto il grande dono, e condivido quello che diceva Padre Raffaele, di guardare il quotidiano delle famiglie, di guardarla proprio, passatemi l'immagine, dalla mattina quando si alza alla sera quando va a letto, che ascolta le difficoltà del lavoro, della famiglia, ascolta le difficoltà nell'educare i figli, nel crescerli alla fede, nell'educarli all'impegno, in tutto il tema delle difficoltà. Se lo leggiamo, ripeto, rivediamo il volto e le ansie e le attese di tante famiglie che conosciamo. Credo anche che, forse stasera qui manca l'ufficio catechistico, perché è il dono grande di aver saputo guardare con gli unici occhi mondi diversi che ha messo insieme proprio nel cammino post-sinodale, offrendo al Papa, credo, un documento ricco di spunti di riflessione dal quale il Papa poi trarrà le sue conseguenze. Ma credo che abbia delineato bene un mondo bello come quello della famiglia, senza nascondersi le insidie che ci possono essere. Ecco, Padre Raffaele, prima ricordavi il tema dell'umiltà che sta al centro di questo sinodo, poi Papa Francesco ricorda proprio un altro punto sempre della sua relazione, il primo dovere della Chiesa, dice, non di distribuire condanne o anatemi, ma quello di proclamare la misericordia di Dio. Ecco, quindi in qualche modo anche l'anno santo della misericordia può essere un modo proprio per ricordare anche questo valore all'interno del tema della famiglia, che la Chiesa può aiutarci in fondo in questo anche a mettere in pratica, sì, questa misericordia. Proprio l'anno santo, domenica scorsa, alla festa della Santa Famiglia, il Santo Padre, celebrando il Giubileo delle famiglie, ha ricordato che la famiglia non va abbandonata, che la famiglia non va deprezzata, che la famiglia va valorizzata e accolta. Il Giubileo certamente sta dando quella cosa in più al Sinodo, la sta già snocciolando nelle realtà pratiche, perché ci sta aiutando come Chiesa a vivere un anno di misericordia, e la prima misericordia, il Papa lo ha ricordato anche nelle sue plastiche immagini, esempi, rompete i piatti però poi fate la pace, quelle tre frasi, permesso, scusa, grazie, e quindi proprio nella praticità di una vita quotidiana a ritrovare la bellezza. L'umiltà sta proprio in questo, quello di accompagnare. Nella relazione consegnata dal Santo Padre c'è l'attenzione a tutte le categorie, a tutte quelle che oggi possono essere chiamate diversità della famiglia. Il Papa invita ad accogliere tutti, nella verità. L'umiltà non può mai essere disgiunta dalla verità. Lì si china accanto, la serve e la annuncia. Ecco, questi sono dei punti estremamente fondamentali. Ecco, Parliamo per l'appunto di Giubileo, Giubileo della Misericordia. A questo proposito c'è un'iniziativa anche che in diocesi si intende proporre, proprio collegata anche al Giubileo e collegata anche al tema delle famiglie. Sì, due sono i momenti sui quali stiamo lavorando per tutta la diocesi. Il Giubileo delle famiglie, che verosimilmente vorremmo celebrare nella novena della Madonna del Conforto, e sarà un'occasione grande per ritrovarsi tutti insieme a vivere questo momento di preghiera ai piedi della Madonna del Conforto, e anche un incontro, sempre un momento di giubileo, di incontro sul perdono e sulla misericordia per i fratelli che sono impegnati in altre relazioni, perché come ci ha detto il Papa non possiamo dimenticare nessuno, e il Signore anche nel simbolo stesso del giubileo ci fa vedere come si carica sulle spalle il buon pastore, si carica sulle spalle ogni fratello, e quindi credo che per tutti, per le famiglie in difficoltà, per le nuove famiglie, per tutte le situazioni ci sia bisogno di questo incontro con la misericordia di Dio, e credo che saranno momenti non belli perché partecipati, ma saranno momenti belli perché vissuti nella misericordia, nell'incontro con il volto misericordioso di Dio. Ecco, chiaramente ora stiamo ricordando per l'appunto questa iniziativa, quella del Giubileo delle famiglie, ma in qualche modo la diocesi è sempre un tutt'uno, e quindi certamente quando si parla di famiglia poi si parla anche di giovani, quindi sono temi che chiaramente vanno ad intrecciarsi, sulla quali chiaramente tutti i centri pastorali della diocesi cercano di lavorare insieme e in relazione. Ecco, quindi dal tuo punto di vista, Padre Raffaele, anche come si inserisce il tema dei giovani in questo grande argomento che è quello della famiglia, che per i giovani diventa una prospettiva, un orizzonte, un capire anche le proprie scelte di vita, la propria vocazione. Sì, infatti il documento che stiamo insieme cercando di riesaminare ci porta i giovani come frutto bello di un amore coniugale. Nessuno di noi nasce dal cavolo, siamo tutti frutti di un amore di un padre e di una madre, che lo si voglia accettare nella verità proprio anche filosofica della parola stessa. Il giovane deve essere rimesso e inserito anche nell'attenzione della Chiesa all'interno della famiglia. Quest'anno giubilare vede anche diversi appuntamenti che sono rivolti specificatamente ai giovani più piccoli come a quelli più grandi, il Giubileo dei ragazzi di aprile come il Giubileo dei giovani nel luglio prossimo. Entrambi hanno nei documenti preparatori una particolare attenzione alle famiglie. Sia per l'uno che per l'altro ci viene chiesto di coinvolgere le famiglie nel cammino preparatorio e anche nell'accompagnamento alla celebrazione stessa del Giubileo. Poi, come dicevi, noi siamo chiamati a lavorare insieme, perché non ci possono essere nella Chiesa compartimenti stagni. E già da diverso tempo con Marco si ragiona di come aiutare quelli che sono i giovani fidanzati a scoprire la vocazione al matrimonio. C'è un passaggio nella relazione che ci parla di tre diverse preparazioni alla celebrazione del matrimonio. C'è una preparazione remota, che è quella affidata alla famiglia vera o di origine, c'è una preparazione prossima e una preparazione immediata. La preparazione immediata sono quelli che noi chiamiamo da tempo, anche se impropriamente, vero Marco, corsi prematrimoniali, sarebbe meglio dire cammini di preparazione al sacramento del matrimonio, alla vita bella del matrimonio. E invece la preparazione prossima è quello che abbiamo difettato negli ultimi anni, cioè accompagnare i giovani a scoprire la vocazione di essere chiamati alla vita coniugale, senza avere l'ansia che fra 4 mesi, 6 mesi devono sposarsi. La Chiesa deve aiutarti a comprendere se realmente la tua vocazione è vocazione al matrimonio. Su questo stiamo preparandoci per offrire ai giovani della nostra diocesi un cammino di accompagnamento, quindi di discernimento vocazionale, proprio per il sacramento del matrimonio. Ecco Marco, da questo punto di vista, ecco, poi voi chiaramente seguite anche in qualche modo le famiglie. Cosa si può fare per sostenerle, per rafforzarle anche in questo momento in cui Spesso magari anche, questo magari sbagliando, no? Le televisioni ci mostrano soltanto casi negativi, ma in qualche modo cioè la famiglia ha certo le sue problematiche, ma deve essere preponderante quell'aspetto positivo, perché poi anche i giovani, per essere incoraggiati poi ad andare verso un passo fondamentale come quello di mettersi in un vincolo matrimoniale, ecco cosa si può fare per sostenerle e rafforzarle queste famiglie? Sì, è vero, a volte fa più, come dice il detto, fa più rumore un albero che cade di 100 che crescono, però è vero che 100 alberi crescono e fanno poi un ambiente meraviglioso. Ecco, credo che noi abbiamo bisogno di far vedere il mondo buono della famiglia, di farlo riemergere, di coinvolgerlo nelle nostre comunità parrocchiali, di non aspettare che il momento propizio sia quello perché i bambini vengano a catechesi, ma perché i bambini vengano accompagnati dai genitori a catechesi, quindi che il cammino riguardi i genitori dopo il matrimonio, per poi essere genitori anche effettivamente quando poi portano i figli a catechismo. E quindi credo che le comunità hanno la forza grande di poter mettere insieme le famiglie, di poterle far dialogare fra loro, di poterle essere di supporto e di aiutarla tutta insieme nel cammino di fede. Allora l'educazione alla fede non diventa un compito appaltato dalla famiglia al catechista o alla parrocchia, se mi permettete il termine, ma diventa invece una condivisione di educazione alla fede, di cammino, di testimonianza, di preghiera insieme. Il Papa l'ha ricordato anche in questi giorni, il pregare insieme, fare il segno di croce sulla fronte dei figli la sera prima di addormentarsi. Sono piccoli gesti che parlano di più sicuramente di tante altre cose, ma che soprattutto ci dimostrano che veramente la vita della famiglia è fondata sulla parola di Dio, è fondata su Cristo, e che soprattutto in Cristo e nella parola di Dio trova l'aiuto per superare anche i possibili momenti di difficoltà. Ecco, Padre Raffaele, abbiamo detto della famiglia che spesso viene presentata in maniera un po' critica. Anche i giovani spesso in televisione vengono, ahimè, presentati nella loro faccia peggiore, diciamo, nel loro lato magari peggiore, quando in realtà poi anche quelle risultano più delle minoranze. Ecco, te che ci vive a contatto spesso, anche grazie a questo compito per l'appunto di responsabile della pastorale giovanile, qual è l'impressione che ti sei fatto? Guarda, vengo proprio da un incontro con un gruppo di scout. Fantastico, che a loro volta hanno fatto un ritiro in questi giorni, ed è stato bello incontrare questi giovani, prevalentemente adolescenti, che si stavano interrogando sul pellegrinaggio, sul camminare come singolo individuo e sul camminare insieme. I giovani purtroppo vengono strumentalizzati nel pensare a dipingere un quadro nero. No, è un quadro colorato, fantastico. Colorato significa che ci sono diverse colorazioni e noi dobbiamo essere attenti non a fare una generalizzazione e a fare un monocolore, a permettere che tutti i colori emergano in un'armonia. Questo sì, l'armonia ce la dà la legge di Cristo, che nella famiglia ha il suo vertice. Ci sono tanti giovani, specialmente quelli più grandi, che si affacciano all'idea del matrimonio e che cercano di viverlo nella purezza, questa preparazione, la virtù della castità, che dobbiamo tornare con coraggio ad annunciare come possibile strada di santità, ma possibile strada quotidiana, di formazione umana, di cammino proprio della persona, e in questo dobbiamo metterci insieme a ridirlo noi adulti che è possibile, e i giovani hanno bisogno di testimoni. Il Papa nei suoi tanti interventi e anche il Sinodo ha richiamato il grande valore educativo della famiglia nel confronto dei giovani quale testimonianza. Il documento ci dice che i giovani hanno paura talvolta a fare una scelta fondamentale come quella della celebrazione di un matrimonio, e quindi sfociano in convivenze o a rimanere anche senza scegliere. Perché? Perché talvolta non hanno ricevuto una testimonianza bella di vita coniugale. E in questo dobbiamo cercare proprio di aiutare le famiglie ad essere testimoni stupendi. Testimoni stupendi non significa testimoni falsi, la famiglia del mulino bianco, la classica famiglia, no, la famiglia vera, perché il giovane va anche fortificato che ci sono giorni di tristezza, ma anche tantissimi giorni di gioia, frutto di una fatica. Il giovane ha bisogno di sapere che il cammino è fatto con fatica, ma che porta alla gioia. E io sono convinto che ci sono tantissimi giovani, l'incontro ogni giorno, i giovani impegnati, nel volontariato, i giovani appunto che fanno scelte di vita di donazione. Quindi non è vero che i giovani sono pessimi, assolutamente. Ecco, come si può aiutare Marco anche a capire che alla fine per fare un percorso di coppia o per fare comunque un qualsiasi percorso di vita è sempre difficile farlo da soli, quindi avere un aiuto, avere un punto di riferimento è sempre importante. Ecco, quindi anche per un giovane che magari, o comunque insomma, per una qualsiasi persona alla fine che ci sta seguendo, perché poi alla fine parliamo dei giovani che hanno bisogno di un percorso o di un punto di riferimento, ma alla fine abbiamo tutti sempre bisogno di un punto di riferimento. Ecco, quale può essere per l'appunto il cammino migliore da intraprendere, ecco, in questo senso? Mi ricollego a quello che diceva prima Padre Raffaele sui giovani, facendo una precisazione qualora fosse necessaria. Il Giubileo delle famiglie che celebreremo non è il Giubileo delle coppie, è il Giubileo delle famiglie, dove nelle famiglie ci sono i figli, ci sono i nonni, e nelle nostre famiglie oggi ci sono anche le badanti, che sono coloro che permettono alla famiglia di poter tenere in casa i propri anziani. Ecco, questo è un dono grande e noi dobbiamo essere famiglia anche in questo, dobbiamo essere capaci di sapere che la famiglia è sempre fatta da tutti e non da qualcuno. E quindi ben venga se quando celebreremo il Giubileo delle famiglie vedremo i nonni che tengono per mano i nipoti che accompagnano i nonni, e i figli che accompagnano i genitori, perché questo è il segno di una famiglia che cammina, di una famiglia che vive insieme. Come rispondere, come aiutare? Credo che la catechesi permanente, che non vuol dire che quando si dice catechesi permanente qualcuno ti guarda già dicendo ora tutti i mercoledì alle 3 dobbiamo fare l'incontro. Ecco, no, la catechesi permanente è quel dono grande di una comunità che si ritrova insieme a spezzare la parola di Dio. Allora credo che dovremmo ritornare con il Vangelo nelle famiglie, dovremmo ben accogliere le famiglie che si ritrovano insieme, che ascoltano la parola di Dio, che coinvolgano il sacerdote, il parroco nell'ascolto della parola di Dio, ma che non aspettano che sia il sacerdote, il parroco a metterli intorno alla parola di Dio, ma che se ne fanno strumento di condivisione. E credo che possa essere anche l'elemento per il quale non c'è bisogno di dire di cosa parliamo. Ecco, la parola di Dio ci può aiutare anche a rompere il ghiaccio che a volte si può creare fra famiglie vicine, e rimetterla al centro significa avere il punto di unione, avere il punto di comunione, avere il punto di confronto. E allora anche, credo, lo vedo in parrocchia, quando i giovani si ritrovano attorno alla parola di Dio non manca la parola. E allora se non manca ai giovani, perché deve mancare agli adulti? Credo che sia solo questione di mettersi attorno alla parola di Dio e spezzarlo. Ben venga l'iniziativa che ci ha presentato il Vescovo di alcuni parroci che durante la benedizione famiglie quest'anno porteranno il Vangelo nelle famiglie. Ecco, qualora mancasse, bene che entri dalla porta principale e che rimanga nel cuore della casa. Vedo quando, aiutando il parroco nella benedizione famiglia, entro in casa e vedo il Vangelo magari posizionato in un posto non a fare da pareggio alle gambe del tavolo, ma posizionato in un posto e magari consumato, è un bel segno, significa che Dio è presente e che Dio non fa mancare la sua misericordia. Ecco, Padre Raffaele, su questo non so se vuoi dire qualcosa anche tu, ma penso Marco è stato molto chiaro. Alla fine proprio anche dell'importanza del vivere l'esperienza della parola di Dio in famiglia. È l'unica realtà che può cementificare la famiglia, che la può consolare, che l'aiuta a risolvere quelli che sono i problemi quotidiani. Nella famiglia c'è la soluzione per la famiglia, non può esserci fuori. Quindi nella famiglia c'è la quella cellula è quel tempio sacro di Dio. Quindi noi dobbiamo aiutare tutte le componenti della famiglia ad essere famiglia. Ebbene, l'iniziativa che ricordiamo che quando si parla di famiglia non si parla soltanto di un marito e di una moglie, ma si parla di un marito e una moglie, figli, nonni, badanti, tutto quello che c'è insieme, quindi concordo pienamente con Marco. Ecco, e quali valori, padre Raffaele, sempre del matrimonio e della famiglia, secondo te vedono realizzati nella loro vita i giovani in qualche modo? Certamente il valore dello stare insieme, dell'amarsi. Dov'è che i giovani hanno paura nel cercare una vita matrimoniale? Quando hanno una testimonianza negativa di amarsi, di donarsi. Quindi se noi siamo capaci nella famiglia di offrire questa testimonianza di amore vero, il giovane non ha paura. Quindi il primo valore è l'amore vero, l'amore sincero, l'amore donato. La sincerità poi all'interno della famiglia e poi la capacità del perdonarsi, cioè il riconciliarsi. In famiglia si impara che si sbaglia, si impara a dire che hai sbagliato, anche se a volte è faticoso per tutti, e si accoglie l'abbraccio della madre, del padre che ti perdona, del fratello maggiore, del fratello minore, che ti riconosce ancora fratello, che ti riconosce figlio e via dicendo. Quindi questi credo siano valori importanti che i giovani vedono e che possono fortificare la loro vita e quindi mettere i presupposti per il futuro. Eccoci. L'esperienza grande e unica del perdonare, l'esperienza liberante del perdonare, l'esperienza forte di chiedere scusa e di sentirsi dire ti scuso, ecco, questo vuol dire crescere, questo vuol dire tenersi per mano, questo vuol dire camminare. Ecco, a volte abbiamo paura anche a chiederci scusa perché sembra di avere una diminuzione di noi stessi, e forse invece è il momento nel quale più viene fuori il dono grande della propria capacità di essere persone, cioè quello capace di saper chiedere scusa e saper accettare che l'altro ti dica va bene ti scuso, che vuol dire veramente che c'era questo. Credo che questo sia importante come testimonianza ai giovani. Quando i bambini sono piccoli e leticano fra loro, poi gli diciamo vai a chiedere scusa al tuo amico e ce lo mandiamo. Poi quando siamo grandi quasi mai riusciamo a fare questo, e invece anche il Papa ci ha ricordato come nella coppia, ma credo in tutte le relazioni, conviene sempre la sera andare a letto avendo fatto pace, perché effettivamente ci rimane il sapore bello di un abbraccio, di un perdono, non ci rimane il sapore amaro di una discussione. Ecco, ci avviciniamo alla conclusione di questa trasmissione perché direi che abbiamo toccato veramente un po' tutti i temi che riguardano la famiglia. L'ultimo, quello della missione educatrice che riveste i genitori, per l'appunto, che un po' l'abbiamo già affrontata e non è sempre agevole. Ecco, trovano solidarietà e sostegno nella comunità cristiana, e anche quali sono i percorsi formativi che eventualmente vanno suggeriti anche ai genitori che hanno, per l'appunto, come stavamo discutendo adesso, un compito non semplice. Inizio con te, Marco. Ma io userei la parola comunità, non rinunciare mai a essere comunità, sapere che la parrocchia è la comunione delle famiglie che la compongono. Dico sempre questo, una chiesa c'è perché ci sono state costruite delle case, è difficile che prima ci sia stata la chiesa e poi ci siano state costruite le case intorno. C'è bisogno che poi la comunità si faccia presente, si incontri in un posto, la condivida, celebri insieme. Ecco, allora comunità significa veramente mettere insieme le famiglie, mettere insieme i giovani, mettere insieme i vari componenti della famiglia per essere comunità, e quindi aiutarsi, condividere, pregare insieme, fare catechesi insieme, non lasciare ai catechisti il compito di educare la fede e di trasmettere nozioni di fede, ma con i catechisti fare un percorso di condivisione, di ascolto, di educazione alla fede dei figli. Le parrocchie sono indispensabili in questo cammino di chiesa, perché sono il luogo dove uno passa e arriva anche a piedi, non ha bisogno di spostarsi tanto e sa che ha un punto di riferimento. Le parrocchie sono il bello del nostro essere chiesa, sono il bello del nostro essere comunione di famiglie. Le parrocchie sono il dono grande che la diocesi ci fa nella sua articolazione per poter essere veramente casa di tutti, comunione di comunità, per poter essere chiesa che cammina in questo tempo. Per trasmettere anche quello che furono le prime parole del nostro arcivescovo quando entrò in diocesi, chiesa è bello. Ecco, credo che veramente questo sia il dono più grande, quello di essere capaci di riscoprire questo valore di chiesa all'interno della comunità parrocchiale. Ecco, padre Raffaele, proprio per concludere, in qualche modo la parrocchia è un po' il punto di riferimento di fronte allo scoraggiamento che magari a volte prende un po' a tutti, di fronte alle difficoltà che la società di oggi ci pone, la parrocchia, la chiesa, può essere proprio il modo attraverso il quale uno ritrova il cammino, la via che a volte è difficile magari da individuare. La parrocchia, io sono felicemente anche parroco di una complessa comunità bella, grossa, che è la stupenda comunità cristiana che è in Bibbiena, e che il Signore mi ha dato la gioia di incontrare e di custodire nel nome suo. E la parrocchia è veramente, come dice Papa Francesco, un ospedale di frontiera, un ospedale proprio da campo, dove tu accogli per guarire, ma anche per essere guarito, se io parlo di me sacerdote. E soprattutto mi ha insegnato la vita parrocchiale che bisogna andare nel ritmo delle famiglie. La parrocchia è stata pensata nella storia della Chiesa per essere più vicino alle case, e quindi uno stretto giro di case, uno stretto giro di famiglie, quindi quella famosa espressione di Chiesa in uscita, dell'andare verso, secondo i ritmi di una complessa vita quotidiana che oggi le famiglie hanno. Non possiamo pensare, ed ecco come sostenere oggi l'attività evangelizzatrice della famiglia, di imporre orari che possono essere completamente stonati con una vita odierna di famiglia. La parrocchia deve avere l'intelligenza di intercettare la disponibilità del cuore delle famiglie a riflettere sul Vangelo, a vivere il Vangelo nelle proprie case, tornare a parlare di Cristo nelle famiglie. Noi sacerdoti, i catechisti, i consacrati e le consacrate, i diaconi, quelli che si sono preparati a portare la buona notizia del Vangelo devono andare senza paura, perché poi Cristo farà il resto. Però ecco, tornare nella parrocchia per vivere la semplicità del Vangelo. Bisogna aiutare le nostre famiglie a sentirsi accolte. In parrocchia si possono accogliere persone con tante storie, le più diverse. La giornata di un parroco è giornata di ascolto, e si comincia con una storia e se ne passano tante e se ne conclude con una storia, ma tutte all'inizio e alla fine della giornata il parroco le conclude e le inizia con la propria preghiera, le mette insieme, perché lui sa che una famiglia è quella che compone la parrocchia, quindi famiglia di famiglie che deve santificarsi insieme. Grazie, grazie veramente allora Marco e a padre Raffaele per questa bella conversazione e riflessione insieme. Ecco, ringrazio anche i telespettatori che ci hanno seguito da casa, e di giorno in giorno torna come sempre domani alle 11 puntuali. Grazie, arrivederci.